Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo ormai più o meno credo 3 mesi dall'ultimo episodio pubblicato su questo canale, però dopo aver ragazzi ripreso The Last of Us dopo più di un anno, questa attesa non ci spaventa. Infatti io mi auguro ovviamente ragazzi che questa serie riprenderà ad essere seguita come era seguita 3 mesi fa, perché comunque si tratta di un gran gioco, perché comunque ragazzi poco importa quanto tempo passi, alla fine quello che ci interessa veramente è continuare questa magnifica storia. Infatti diversi di voi sotto gli ultimi video ragazzi mi hanno chiesto spesso se e quando avrei ripreso God of War. Non avevo mai dato una risposta precisa perché negli ultimi video ragazzi comunque vi avevo detto che fare questo tipo di gameplay è un pochettino più impegnativo rispetto ovviamente a video tipo reaction ragazzi, quindi vi avevo detto che ho bisogno di un pochettino più di tempo. In ogni caso oramai ragazzi poco importa tutto il resto, eccoci qua. Io per rinfrescarmi un pochettino ovviamente la memoria riguardo quello che stesse succedendo nel gioco ragazzi, ho riguardato l'ultimo episodio che avevo caricato e quindi ragazzi la volta scorsa Atreus alla fine aveva salutato Angerboda, aveva salutato il Bosco di Ferro e quindi stava provando a tornare a casa di Sindri, perché si era ritrovato tra l'altro a casa sua, e nel tentativo di tornare da Sindri si è imbattuto direttamente in suo padre, che ovviamente ragazzi era arrabbiato con lui perché era letteralmente sparito tipo per 2 giorni. Ma alla fine non hanno avuto modo tanto di chiarirsi, nonostante comunque Atreus ragazzi adesso non possa comunque parlare del Bosco di Ferro, non possa dire niente riguardo neanche la profezia che aveva scoperto, cioè quella ragazzi che ci parlava della morte di Kratos. Quindi questo pure un bel colpo, In ogni caso alla fine ragazzi, fra le varie cose, Freya ha cercato nuovamente di uccidere Kratos e Atreus in preda alla rabbia si è ritrasformato in orso e quasi la aggredisce, però Kratos riesce a fermarlo e in quel momento ragazzi Freya, presa da non lo so tipo un risveglio spirituale, non lo so in che modo chiamarlo, decide di andare a Vanheim assieme a Kratos per farsi aiutare a spezzare la maledizione che la tiene costretta a Midgard. Tra l'altro al gruppo si è aggiunto anche Brock, così si è autoinvitato letteralmente, però meglio ragazzi perché ovviamente la sua simpatia lo precede. E quindi ci siamo ritrovati a Vanheim assieme a Freya e Brock, proprio per far sì che Freya riesca a spezzare questa maledizione, anche se non ci ha detto come in effetti. Fatto sta che qui a Vanheim tra l'altro abbiamo scoperto esserci anche il fratello di Freya, quindi non so se questa cosa c'entri in qualche modo ragazzi. Fatto sta che adesso quindi il nostro obiettivo è proprio seguire Freya, vedere di darle una mano proprio per portare a termine questa sua missione. Ovviamente ragazzi, piccola premessa, dovrò riprendere un pochettino la mano con i comandi perché non ho fatto nulla ragazzi prima di registrare questo video, quindi abbiate un pochettino di pazienza se dovessi essere un pochettino rimbambita o un po' più lenta del solito, ma devo soltanto riprenderci un attimo la mano. Ok ragazzi, quindi eccoci qua, l'ultima volta ci eravamo salutati qui, ecco qua Brock, ciao amico, un piacere davvero rivederti dopo tutto questo tempo, per cui procedemo, sì. Freya tra l'altro si era ritrasformata in falco per riuscire a mantenere la propria forma in questo regno, perché dicevo oddio sento che mi si sta portando via. In effetti lei può stare solo a Midgard, quindi oddio, queste sono quelle piante schifose. Io avvisiamo che le piante diventano pericolose, spero tu sia pronto nano. Non lo so, lo vedo abbastanza irritato, in effetti. Sì, questo lo ricordo, c'erano delle piante, ragazzi, che davano un pochettino fastidio. Delle piante che tra l'altro esplodevano passandoci sopra, quindi spero sinceramente di non esplodere poi così tante volte. Quindi andiamo avanti e perché, ragazzi, riprenderlo dopo tutto questo tempo? Forse è meglio usare il Leviatano. Ok, forse le piante erano queste, non è che esplodevano, lanciavano puzze e scoregge addosso.
perché riprenderlo dopo tutto questo tempo, ragazzi? Perché ovviamente a me comunque mi è rimasto qua e mi è rimasto qua, nel senso, voglio vedere come continua, voglio vedere come va a finire. Mi pare ovvio, sono quei giochi che comunque ti rimangono impressi e difficilmente riesci a dimenticarli. Quindi, allora, qua c'è questo forziere e dovremo trovare il modo di aprirlo. Fatto sta che questo affare è bello che è bloccato. Quindi posso dargli fuoco però, scusami. Ok, facciamo così. Allora ricordavo bene, ragazzi. Possiamo dar fuoco alle robe, bello, bello. Allora, intanto però dobbiamo vedere se riesco a sbloccare questo forziere, ragazzi. O la C, o la R, o la N. Ecco, la N c'è. Siamo d'accordo. Ok, là ce n'è un altro, ragazzi. La C c'è. E d'accordo. D'accordo, manca la R. Accidentaccio. Ricominciamo, ragazzi, con queste cose qua che bisogna trovare, bisogna cercare. Poi arriva il momento in cui vi dico, ragazzi, ho provato in ogni modo, ho cercato in tutti i luoghi, in tutti i laghi, e non sono riuscita a trovare quello che stavo cercando. Quindi, allora, io suppongo che sta succedendo, Brock? Fai, che combini, sei lì che sbraiti, Dio santissimo. Immagino che dovrebbe essere qua nei dintorni, ragazzi, ma io sinceramente non lo vedo. Per cui intanto vado avanti, ragazzi, se poi non dovessi trovarlo neanche qui, amen, vorrà dire che devo andare così. Lo sapete benissimo che purtroppo il mio tempo a disposizione per registrare, ragazzi, è abbastanza limitato, quindi non posso purtroppo temporeggiare troppo su questioni secondarie e robe del genere. Quindi intanto diamo fuoco a queste piantacce e apriamo questo apposito. Cosa ci sarà mai qua dentro? Vediamo un po' che cosa ho trovato. Vino per allontanare tutti. Che armi ha richiesto, Inanni? Quanto di queste è dovuto al Mjolnir? Può un solo uomo causare danni simili? Dipende dall'arma e dall'uomo. Esatto. Perché se la domanda è quella, la risposta è sì, può un solo uomo. Sì, in effetti, perché se non ricordo male avevamo tipo letto, ragazzi, che Odino aveva sfruttato, se non sbaglio, il lavoro dei nani. Questo fiume un tempo brulicava di barche e di persone giunte da altri villaggi. Non l'ho mai visto così vuoto. Immagino che tristezza debba farti vederlo così. Soprattutto, ragazzi, quando abbiamo ricordi di un certo posto che magari a noi è caro in un certo modo e poi lo si vede trasformarsi, non è mai una cosa piacevole, ovviamente. In ogni caso, non ho trovato la terza lettera del forziere, ragazzi. Amen, che dobbiamo fare? Questa pianta. Che cosa? Non ora, abbiamo compagnia. No, io voglio sapere perché brilla. Perché brilla, emana queste luci così. Oddio. Oh shit. Ma quante cose ci stanno qua intorno? State buoni, perché se no mi disoriento, Dio santissimo. Allora, aspettate un attimo, ragazzi. Vabbè, qua lì c'è, sembra uno un lupo. Il fatto sta che questo non lo possiamo sbloccare. C'è un lucchetto tanto grosso. Scazzottata in arrivo. Sì, forse è meglio usare questo. Che dite? Carichiamo il colpo. No! Boom! È uno di quei bastardi feroci. È bellissimo perché gli è rimasto attaccato tipo in fronte, ragazzi. Non ha fatto tanto una piega. Ehi, oh shit. Abile, amico. Ecco qua. Io non mi ricordo come si fanno, ragazzi, gli attacchi runici. Ok, L1 e R1. Perfetto. Con Leviathan. Ok, non ci vuole. Oh shit. Ok. Oddio, è arrivato il frattalo. Oddio, cavolo. È arrivato il suo frattalo. State buoni, ragazzi. Che ci penso io. Aia, ecco. Mo devo un attimo starci attenta. Oh. Però buoni. Aspetta, allora, devo un attimo ricordarmi, ragazzi, come ci si cura con le pietre runiche, sì, con le pietre curative, ovviamente. Stavo confondendo con un altro gioco, mi sa, ragazzi, perché continuavo a premere in basso. E invece qua in basso per avere le mani sgombere. Ok. Avete qualcosa da dire? Ok. Tanta
violenta epicità. Vulfer. Queste bestie rognose mi ricordano casa. Nelle isole su cui sono cresciuto c'erano creature di corporatura simile. Erano però relativamente amichevoli. Spesso condividevano il pesce e altre risorse con la gente del posto. Erano ben diverse da questi bastardi feroci. A rigor di logica, esseri così allampanati e massicci dovrebbero essere lenti. Invece sono molto più veloci del previsto. Insomma, una spina nel culo di poliestere, ragazzi. La loro rapidità, combinata con le zanne affilate, la pelliccia spessa e una serie di letali artigli, rende ogni incontro con loro molto impegnativo. Fai attenzione quando un vulver ulula, indica che sta per entrare in uno stato frenetico durante il quale potrebbe attaccare con incredibile rapidità. Ok, quindi facciamo pure attenzione a questo. Se un vulver ti sta bloccando con i suoi attacchi frenetici, prova a distrarlo con delle frecce di supporto. Peccato che non abbiamo Atreus a nostra disposizione. Aia, porcaccia miseria, non ero pronta così maledettamente attacchi, bastardo. Benedizione ricarica, perfetto. Questi erano i bonus che avevamo messo con le pietre o non mi ricordo che roba, ragazzi, sinceramente. Fermate qua, tu sorella, iaiai, e già son due, già son due. E ecco qua, mannaggia te. Dai, ok, col colpo di ritorno, ragazzi, l'ho beccato. È che se ti capitasse di parlare con tuo fratello, forse le peggiori parole che vi siete detti non dovranno essere per forza le ultime. Basta. Il giorno in cui affronterò di nuovo Freyr, sarò una persona libera e indipendente, hai capito bene? E quel giorno non mi troverò in una situazione assurda come questa. Un brutto caso di orgoglio, capisco. Spero ti passi più in fretta che a me. Sì, perché Brock non parlava con Sindri, poi alla fine si sono riappacificati. Quindi, a quanto pare, ragazzi, a quanto capisco, Frey e suo fratello non si sono lasciati nel migliore dei modi. Bello. Per ora non è utilizzabile, a quanto pare. Ok, tanto per cambiare, ci sono tante Stai cose. Stai perdendo il tuo tempo e io il mio. Andiamo, non c'è nulla. Un attimo, tesoro. Posso avere un secondo per guardarmi intorno? Però qua intorno non sembra non esserci più niente, ragazzi. Per cui, per quanto riguarda la furia di Sparta, ragazzi, avevamo visto... Ok, esatto, che si poteva cambiare la sua funzione, cioè utilizzarla come furia, quindi come rabbia, per essere più aggressivi, o anche utilizzarla come valore. Quindi praticamente si consuma una carica per ottenere un moderato incremento di salute. Ok, quindi questo devo ricordarmelo, ragazzi, ovviamente, l'avevo cambiato proprio nell'ultimo episodio, quindi la si può utilizzare per ripristinare la salute, di regola. Perfetto. Andiamo avanti. Forza. Aspetta, Freya. Se vuoi tenerti dentro le budella. In che senso? Via libera, amico. What the La tua fuck? Gente non ama ricevere visite? Non saprei. Questa ormai non è più la mia gente. Bene. Che cazzo, è una bella trappolona in stile Indiana Jones. Ecco fatto, perfetto. Vado, eh. Ah, ok, poi tu butti giusto pollo, giusto? Non dirlo a nessuno. Mi ricorda Gimli. Sei felice che io sia qui a salvarti il culo, eh? Devi lanciarmi, no, nessuno può lanciare un nano. Ragazzi, è questione di orgoglio, giustamente. Merda! Nano! Oh! Dovremmo andare a prenderlo. Tieniti pronto. What the fuck? Che cavolacci è successo? Tipo le piante rampicanti di Jumanji, ragazzi, che ti portano via in un secondo, Dio sano. Che è successo? Brock, sei ancora vivo? O sei stato divorato da un baccello gigante giallo? Eccolo. Ok. È ancora vivo. Stai buono, non t'agitare. Sta zitto. C'è qualcosa che non va. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Il Guercio ha mandato un dio a fare il suo sporco lavoro. Thor è impegnato. Noi non serviamo Odino. No? No. Avete scelto un postaccio per fare un giro.
Dico bene? Siamo amici. Vengo in pace. Andiamo. Non serve essere minaccioso, fratello. Oh, conosco quella voce. Non mi dica il fratello di Freya. Sai cosa? È lui. Ti taglierei la testa. Ma mi hanno battuto sul tempo. Già, sei un osservatore, fratello. No, tu non sei mio fratello. Hai venduto mia sorella a quel bastardo. In cambio della pace. Oh, dici davvero? Quale pace? E dov'è mia sorella? In qualche antro di Asgard? Almeno è viva? Rispondimi! Allora scorrerà il sangue. No, basta! No, no. Che succede? Come mai parli con la sua voce? Sono io, Yngvi. Non c'è tempo di spiegare, perciò ascolta. Questi uomini sono al mio servizio. Io voglio riprendermi ciò che mi è stato tolto. È troppo tardi. Non puoi disfare ciò che è fatto. Posso. E lo farò. Ora lasciali passare. Caspita. E così... siete con mia sorella. Mm-hmm. Esatto. Ah. Kratos. E chi non lo è? Liberalo. Ottimo. Meno male, ragazzi. Perché lasciarmi lì come un salame, brutta stregaccia? E pianta la Blaber. Vieni. Ah, eccola. Ho trovato chi stavo cercando. Rimarrò a fare due chiacchiere. Esatto, sì. Oh, ma davvero? Fai come vuoi. Lui era venuto, fratello, perché... Fratello, se non ti dispiace, farei due parole con Lord Freyr. Ok. Brock ci aveva accompagnato, ragazzi, perché l'istinto gli aveva detto Brock, che avrebbe ritrovato una vecchia amica. In pratica. Cazzo, quindi è roba seria. Posso andare e tornare dai regni tutte le volte che vuoi. Non c'è di che. Andare? Qui c'è la mia famiglia. A te non fregherà nulla, ma a me parecchio. Anche a me frega qualcosa. O non avrei fatto pace con quella testa arrugginita di mio fratello. Ok. Oh, per tutti i raggi lunari, allora i fratelli Uldra sono tornati in attività. Stiamo anche già convivendo come una vera famigliola. Pensa un po'. Ottimo, allora puoi aiutarmi alla cucina e raccontarmi okay tutto. Bene, bene, bene. Allora, guardiamoci un attimo intorno, ragazzi. Il lamento di Freyr. Non ce la faccio, voglio dire, devo farlo. Sto scrivendo perché non riesco a dire queste parole ad alta voce. Sto scrivendo perché forse, se tutto andrà bene, sarà un promemoria dell'uomo che era un tempo, un uomo spaventato, un uomo che c'è dentro fino al collo, un uomo che non riesce a smettere di porsi all'infinito un'unica domanda: lei che farebbe? Mi piacerebbe chiederglielo, ma se n'è andata, quindi dovrò rispondere al suo posto. Mi direbbe di smetterla di lamentarmi, mi direbbe che non ho alcuna importanza, che le mie paure e le mie inadeguatezze sono irrilevanti. Conta solo assicurarsi che la gente di Vanheim riesca a sbarazzarsi del giogo degli Aesir. Mi direbbe che è normale avere paura, che è normale essere arrabbiati, ma soprattutto che devo essere forte. La gente di Vanheim ha bisogno di un leader e per l'immediato futuro pare che il miglior leader sia io. Quanto vorrei che lei fosse qui. Quindi, nonostante si fossero lasciati in malo modo, era ovvio, ragazzi, che il loro legame fosse più forte di qualsiasi altra cosa. Quindi erano entrambi dispiaciuti di essersi allontanati, di essersi persi. Bella questa cosa, quindi. Non so, ragazzi, se andare a parlare direttamente con Freyr. Tra l'altro non so che fine abbia fatto Freya, cioè dove sia. Di preciso, in ogni caso, Mimir vuole parlare con lui. Quindi parliamo. Scusa se siamo partiti col piede sbagliato, straniero. Tranquillo. Queste parti bazzicano solo Aesir.
Non capitano spesso facce amiche. Quella... quella è una faccia amica, vero? Si chiama Kratos, direi di no. Gli Aesir sono a Vanaheim? Ci occupano ormai da... ho perso il conto. Qual è il piano? Ci sto ancora lavorando. Fratello, penso di poter dare una mano. Se posso dare un consiglio. Lo accetto volentieri. La tua missione andrà molto meglio senza di me. Torna qui quando avrai finito. Ok, minchia. Ci stanno dicendo ciao ciao tutti quanti. Brock rimane qui. Mimir rimane qui. Finché lavori per mia sorella, attento a non combinare casini. Il perdono non è il suo forte. Lo sappiamo bene, caro, guarda, non c'è bisogno che ce lo dica tu. Tardi per stai quello, tranquillo. Va bene, vediamo okay. Cosa abbiamo qui. Bene. Raccontami del tuo quindi adesso dobbiamo continuare, cosa, ragazzi, a seguire Freya. Per cercare l'origine di questa benedetta maledizione, scusate, il gioco di parole. Eccola qua. Va bene, allora proseguiremo da soli. Se sì. Mi ascolti, ho qualcosa da dire. Parla pure. Questa rabbia verso tuo fratello la conosco bene. Hai un fratello? Si chiamava Deimos. Oh. Quando eravamo piccoli, fu rapito da due dei ossessionati dalle profezie. Era raro uscire vivi dagli dei della mia terra. Quindi quando scoprì che era sopravvissuto, ormai era troppo tardi per il perdono. La sua rabbia si riversò su di me. Ma io non smisi mai di volergli bene. Credi che la mia rabbia sia irrazionale? Conosci Freyr da qualche istante e stai già dalla sua parte. Non sono dalla sua... No, stai solo esprimendo dei giudizi su un argomento che non conosci affatto. Beh, da un lato non posso dare torto a Freya, nel senso che non conosciamo la loro storia, non sappiamo cosa effettivamente sia successo, cosa si siano detti. Questo non posso romperlo, vero? No. E quindi non possiamo tanto dire perdonalo, non perdonarlo. Cioè, non è così semplice, ragazzi. Quindi questi li posso spaccare. Spacchiamo tutto come sempre. Apriamo il forziere. Ok, pezzi d'argent, metallo affinato. E vediamo un po', ragazzi. Andiamo di qua. Ci sono piante che brillano, ragazzi. È una cosa veramente meravigliosa. Questo posto anche è bellissimo, devo dire. Molto ben caratterizzato. Ok. Qua sotto c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. Qua sotto c'è qualcosa. Non lo so, proviamo. Oh, eccola là. Le piante esplosive, allora, c'erano. Che pallonze. E sono pure velenose, ragazzi. Meglio fare attenzione. Allora, di qua possiamo salire. Forziere. Perfetto. Acciaio nanico e pezzi d'argento. E possiamo andare di qua è tutto chiuso. Vorrà dire che tornerò indietro. Ecco fatto. Arrivo. Opla. Direi, eccola la maledetta. Non ci provare. Smettetela di sputare cacca pupù addosso a chi passa di qui. Basta. Gente che si fa gli affari suoi e noi ci stiamo facendo gli affari nostri. Non capisco questo accanimento. Sono curiosa, tra l'altro, ragazzi, di vedere questa questione dell'origine della maledizione e... Cos'è? Che rantola e fa passi così pesanti. Non lo so se lo voglio scoprire. Quindi di vedere come in effetti Freya, ragazzi, romperà questa maledizione. Comunque andiamo. Non ci facciamo intimorire da un gigante. Che palle, questi sono una spina nel sedere, ragazzi. Devo vedere se mi ricordo, tra l'altro, ecco, come colpirlo, perché bisogna colpirgli il nucleo. Oddio. Ok. Ah, ok, grazie, grazie. Freya mi ha dato un gran suggerimento. Il punto è prenderlo. Come? Eccolo qua. Perfetto, perfetto. Così è molto più efficace. Aia! Porcaccia miseria. Ok, ok. Abbiamo appena assistito, ragazzi, all'utilizzo della furia. Oddio! Per ripristinare la salute. Però già mi sono fatta colpire come una bravissima polla. Dove prendo le cose che lancia? Perché non me le prende? Non me le prende? Non me le prende? Oddio!
No, 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 che palle, niente. Ricuriamoci un attimino, ragazzi, però dobbiamo fare attenzione. Ma queste cose non le posso lanciare. Ah, lo devo colpire prima. Lo devo prima colpire. Sto andando a fuoco, tra l'altro. Un altro colpo, ragazzi, e potrei finire proprio male, male, male. Non ci sono gemme di salute qua. Eccola qua. Pietra cura Taiba. Vieni da me, vieni da me, vieni da me. Eccolo qua, eccolo qua. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Eccolo qua, vai, 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 vai. No, porca paletta. L'ho lanciato troppo tardi, ragazzi, purtroppo. Vieni. Ancora. Oddio. Che c'ha? Oh, approfittiamo. Assolutamente. Vai, 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 vai. Pestalo, pestalo. Ok, ok. No, 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 no. Niente di personale, amico. Niente di personale. Assolutamente. Questi sono quelli veloci. Questi sono quelli fastidiosissimi, ragazzi. Usiamo le lame del caos, che in questo caso sicuramente sono molto più efficaci. Dono della forza. Ui. Nessuno di questi maledetti, ragazzi, ha rilasciato una, che fosse una pietra curativa. Ecco qua. Ma vado a fuoco, ora vado a fuoco. Ok, oh cazzarola. No, 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 sto per morire. Sto per morire, malissimo, malissimo. Oh. Non si copra, signore, non si copra. Lo sapevo. E lo sapevo. Porcaccia miseriaccia. Ma adesso che so per bene quello che devo fare, ragazzi, probabilmente non ci metterò più così tanto tempo. Ok. Sì, 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 lo so, lo so. Ecco qua. Forza e coraggio. Avanti, vieni, vieni, vieni. Ok, di nuovo, forza. Vai. Perfetto, perfetto. Ok, è il momento di accopparlo, ragazzi. Pestalo, pestalo. Oh, yeah. Yes, yes, vai. Ok, adesso va molto meglio rispetto a prima, ovviamente, ragazzi. Usiamo le lame. Oddio, maledetto, malamba. Minchia, questi sono quelli velenosi, ragazzi. Aia, oh, 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 piano, con calma per favore. Che ne dite, ragazzi, eh? Ok, ci sono altri di sti bastardi? Sembrerebbe di no. Forza, bro. Oddio, 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 oddio. Un'altra volta più a fuoco, però no. Grazie. Ecco qua. Forza, si prepari, signore. È arrivato il suo momento. Ecco qua. Sì. Perfetto, perfetto. Li avevi già affrontati, vero? Sì. Però un po' di tempo fa. Infatti si vede, ragazzi, che sto cercando ancora di prendere dimestichezza col gioco. Però era più facile di quel che sembrasse, ovviamente. Fiamma del caos. Ok, abbiamo trovato una fiamma del caos, ragazzi, per potenziare ulteriormente le lame del caos. Abbiamo ripristinato tutta quanta la nostra salute. Altra pietra curativa. E questo pezzi d'argento. Vediamo che altro c'è qua intorno. Ok, di qua sembrerebbe niente, ragazzi, per cui possiamo procedere da questa parte. Ok. So cosa cerchi di fare. Vuoi farmi commuovere nella speranza che ti lasci vivere? Cerco solo di aiutarti. Non si devono ripetere gli sbagli del passato. Non ho bisogno di sentire i tuoi sbagli. Ne ho fatti abbastanza da sola, grazie. Va bene. Però Kratos ha ragione. Se si fanno errori, bisogna cercare di non ripeterli, ragazzi. Ecco qua. E non credo che Kratos voglia commuoverla per evitare che uccida. Non credo, non è nel suo stile. Figurati. Ok. Adesso che non ci servono, ovviamente, ragazzi, gemme curative a go-go. Gemme vitali, così mi sembra li chiamassi. Bonsoir. Salve. Ma sono anche voli. Ah, ecco. Come non detto, come non detto. Immaginavo, immaginavo. Shit. Stavo per fargli un bel attacco runico e me l'ha interrotto. Con prepotenza, proprio di prepotenza, di prepotenza. E state buoni però, Vai, 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 vai. Quanti siete, quanti siete, quanti siete. Wow, 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 wow. Ovviamente, ragazzi, se avete dei suggerimenti riguardo i comandi e robe simili, vi invito a lasciarli qua sotto.
per aiutarmi a rinfrescarmi un pochettino la memoria, perché secondo me c'è di sicuro qualcosa che mi sta sfuggendo, ragazzi. Intendo per quanto riguarda mosse o robe simili. Ce n'era un altro, bro. Ciao. Ecco qua. Gulon. I Gulon spesso si muovono in branchi per cacciare e usano rapidamente le loro zanne per attaccare. Sono creature bellissime, ma se ti avvicini troppo per ammirarli probabilmente ci rimetterai un braccio o peggio. Tuttavia immagino che tra tutti noi il ragazzo probabilmente sarebbe l'unico a trovare un modo per domarli. Addirittura si affezionerebbe a un drago se pensasse che esista una minima probabilità di poterselo fare amico. Fa attenzione allo scudo sonico del Gulon e interrompi la sua guardia il prima possibile. Ok, cercheremo di tenerlo a monte. Perfetto, perfetto, perfetto. E pozzierino. Pezzi d'argent. E vediamo un po' che cosa c'è di qua. Ok, di qua che bisogna andare, credo, ragazzi. Per cui questo. Ok, avrei potuto usarlo, ma fa niente. Un po' tardi per quello, ma volevo vedere prima se di qua c'è qualcosa di utile. Sembrerebbe di no, ragazzi, per cui non ci resta che procedere di qua. Siete tutti così ansiosi di darmi consigli, come se mi conosceste o sapeste di cosa ho bisogno. La più grande perdita della mia vita la devo a te. Mi hai salvato quando ti avevo detto di non farlo. Ma era la mia famiglia, problemi miei. So che Baldur non era perfetto, ma era mio. Lo so. Lo sai. Pensi di poter anche solo immaginare il dolore di perdere un figlio? Sì, credo di sì. Ne avevi un altro. Prima di Atreus. Si chiamava Calliope. Calliope. What? Cosa accadde? Fu molto tempo fa. Non importa. Non avrei dovuto chiedere. Ma veramente, what the fuck? Cioè, ragazzi, ti sparano queste notizie così, pam! Cioè, te la buttano lì e te che non te l'aspetti rimani... What the fuck? Aveva un'altra figlia prima di Atreus. Atreus probabilmente non lo sa. Porca paletta, chissà che è successo, chissà se ci diranno qualcosa, perché adesso Freya ha detto, guarda, non mi dir più niente perché so che sono cose delicate, non avrei dovuto chiedere, però porcaccia miseriaccia, ragazzi, queste notizie bombetta proprio, che te le smollano così, oh shit, da un istante all'altro. Grazie, caro, non ho intenzione di farti esplodere mettendoci i miei piedi sopra. Oh, 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 oh. Ecco qua, siamo fuori uso sta piantina. E questo vento qua, non lo so, c'è quest'aria qua, ragazzi. Non credo che... Perché ricordo che potevamo catturare i venti di non mi ricordo che. Però forse non è questo il caso. Oh shit, meno male che me ne sono accorta. E niente, vabbè ragazzi, pian piano sicuramente le cose mi ritorneranno in mente. Grazie ovviamente anche al vostro aiuto, che di sicuro non mancherà qua sotto nella sezione commandi. Andiamo, va, 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 va. Oh, caspiterina. Salve. Hanno occupato Vanaria, come te me. Aia, tua ermana. Minchia, ci mancavano sti rombi. Palle. Oh, raga, mi sto a prendere di brutto. E mo basta però, eh. E su. E che caspiterina. Vai, vai, vai. Fuori dalle palles. Chi altro c'è? Oddio. Per spezzare la difesa di un nemico. Ok. Ecco qua. Questo me lo ricordavo. Strano ma vero, ragazzi. Di poter usare lo scudo per spezzare la difesa nemica. Mi era rimasto in mente questo. Ok. Pa-para-para-pa-para. Aia, tua ermana. Che cavolo c'ho addosso? Cos'è sta roba blu? Ecco. Voi mi rompete le palle e io vi distruggo. Scusate, eh. Guarda un po'. Ecco, dritto in faccia. Arrivo. Boom. Ecco qua. Oh. Arciere, cazzo, mazz, non lo so. Vabbè, non mi fa vedere la descrizione. Sì, sì, qualunque cosa sia. Arriva. Oh. Grazie, caro.
Eh sì, caro, cara. Oh cavolo, oh cavolo. Vado a fuoco. Oh, oh. Porca miseria, cos'è sto coso, ragazzi? Cioè, da un certo punto di vista è bellissimo, eh. Oh, che spettacolo. Però non gli sto facendo una mazza o sbaglio? Cioè, gli faccio poco, ragazzi, poco e niente. Dai, però, oh. Mi sono fatta malissimo. Sto prendendo fuoco. Tra l'altro, né con le lame del caos né con il leviatano, ragazzi, abbiamo a disposizione ancora attacchi runici pesanti. Abbiamo a disposizione soltanto attacchi runici leggeri. Ma sicura il bastardo? Non sto capendo. Aia! Mi ha fatto sta che in questo caso serve per forza il leviatano, ragazzi. Usare le lame del caos sarebbe pressoché inutile, essendo di fuoco. Ehi! Boom, bara, boom, boom, boom. Ha spezzato la difesa. Forza, forza. Ci siamo, ci siamo. Aia. Gradnur del fuoco. Gradungr. La cavalcatura prediletta degli Ainerar di Odino. Hai detto che assomiglia a un leone della Grecia con corna di capra, palchi di cervo, in natura l'abilità di incendiare la vegetazione intorno a sé. Beh, comunque, creatura veramente affascinante, direi, ragazzi. Ok. Gemma vitale. Perfetto, le musiche, come sempre, di grosso impatto, ragazzi, eh. Yeah, lo riprendi dopo 3 mesi e comunque... Dobbiamo raggiungere quella torre di guardia. Dobbiamo attraversare la valle, di qua. È l'opportunità di ricordare quanto siano belli sti giochi, ragazzi. Attraversa la valle, raggiungi la torre di guardia. Ok, raccolgo prima questo, però è prima questo. Pezzi d'argent. La domanda però sorge spontanea. Come attraversiamo la valle? Da qui, perfetto. Ci arrampicheremo, ragazzi. E andremo di qua. Io conosco la storia di tuo figlio. Tu devi conoscere quella di mia figlia. Okay. Ho distrutto un villaggio per un dio crudele e falso. Non sapevo che mia moglie e mia figlia fossero lì finché non ho visto il loro sangue sulle mie mani. Così giurai vendetta. Non posso immaginare. Le ho vendicate 1000 volte e ho ridotto l'Olimpo in cenere. Eppure, il rimorso è rimasto. Forse mi ucciderai, Freya. Ma ciò non ti porterà alcuna pace. Forse non cerco la pace. Ok, ragazzi, allora, sì. Ovviamente ci si riferisce alla storia di Kratos iniziale, quella... per cui lo abbiamo conosciuto con il God of War su PS2, quindi non era una notizia sconvolgente, perché si sapeva, credo, perché Kratos avesse fatto quello che ha fatto. Quindi è stata sconvolgente per me, perché ovviamente, ragazzi, io non avendo mai giocato i capitoli per PS2, non sapevo la motivazione che aveva spinto Kratos a distruggere l'Olimpo, eccetera, eccetera. Quindi per me è stata abbastanza sconvolgente, perché non lo sapevo effettivamente, ma per chi conosceva la storia di Kratos già probabilmente non era una notizia poi così nuova. Okay. Ti ho incontrato spesso. Perché non hai voluto combattere? E sarei uscito comunque sconfitto. Che vuoi dire? Non ho mai voluto farti del male, Freya. Tu ci hai aiutato. Hai salvato Atreus quando stava male. Non volevo morire, né tantomeno vivere sapendo di averti uccisa. Capisco. Che bello, ragazzi, questo sentimento che ha Kratos nei suoi confronti di riconoscenza, perché ovviamente non dimentica quello che lei ha fatto per loro nel momento del bisogno, insomma. Veramente molto tenera questa cosa. Andiamo avanti, procedemos. Oddio, ste piantine di merda, mi sto avvelenando. Uffa. Continua a farmi colpire come una polla. Hai sentito? Devo starci attenta. Sì, purtroppo ho sentito. Che sono sti versi? E vicinissime al villaggio. Il loro canto rende invulnerabili i loro alleati. Per passare, sì? Dobbiamo eliminarle tutte quante.
Ok. Bella rottura di palle anche questa, eh? Sicuramente. E lei? Questa robetta qua schifosa? Nocken maledetta. Questa adorabile cugina della Nocken comune ha scoperto il dono di fornire potenzialmente i suoi alleati durante il combattimento. Ok, quindi fanno quello che ha detto Freya principalmente, ragazzi. Rendono invulnerabili i propri alleati, praticamente. Aia, macellaio Drog. Quello di faccia fetta e brandendo due armi allo stesso tempo. Ok, quindi chiamato macellaio perché utilizza due armi. È quello che ho appena eliminato, ragazzi. Ecco qua. Qualcun altro? Sembrerebbe di no. Intanto raccolgo dell'argent. Perfetto, perfetto. Direi che possiamo procedere. Il mio villaggio. Faccio fatica a riconoscerlo. Giocavo a nascondino con Freyr tra il grano. Passavamo i pomeriggi a rubare pane e al miele dal gran salone. Durante il raccolto ballavamo e mangiavamo fino all'alba. Era tutto così semplice. Perché sono ritornata? Perché ricordare tutto questo? È difficile, ragazzi. Allora, questo non si muove. Ok, di qua sì, però. Perfetto, così possiamo passare. Regà, quando torni nei luoghi della tua infanzia ti rivengono alla mente tanti, tanti ricordi. A volte ti rendono malinconico, il ovviamente. Hanno lasciato tutto all'abbandono comunque, ma forse sono stati costretti per qualche motivo. Il gran salone, che è di qua. Che Freya non esiti mai. Manca l'altra metà. Possa sempre proteggerci. Oh. La gente di Freya la amava profondamente. A quanto pare hanno abbandonato questo villaggio tanto tempo fa. Se sia stato per scelta o con la forza non è chiaro, ma ho la sensazione che in sua assenza le parole si siano inasprite. Regà, proprio tutto quello che è successo. Cioè, Mimir appunto ha dato Freya ad Odino per cercare di ottenere la pace. Però alla gente questa cosa non è mai andata giù, ovviamente, alla sua gente perlomeno. Anche perché Odino, credo, ragazzi, non sia mai stato tanto simpatico alla gente in generale, in effetti. Possiamo passare da qui. Le sento, sono dentro. Pronti a eliminarle. Premi R2 o R1 al termine di un attraversamento con lame per eseguire un attacco morte dal cielo. Vai. Wow. Mi piace, mi piace. Bello aggro, bello aggro. Bello aggressivo. Ehi. Sia buono, signore. Anche lei viene, mi aggredisce in questo modo. E io rispondo di conseguenza. Mi scusi, eh. Ecco qua. Quant'altra gente c'è, scusate. Io uso questo. Ecco, sprecatissimo perché non ho colpito una mazza di nessuno. Va bene, andiamo avanti, ragazzi. Non ci facciamo fermare. Chi c'è? Oh, chi c'è? Qua non c'è una mazza di nessuno. Dove siete? Sì, arrivo, arrivo. Mi scusi, eh. Un attimo di ritardo. Eccomi qua. Minchia, come l'ho evitato, ragazzi. È andata proprio bene. Ehi. Mamma mia, quanti caspita siete. Arrivo. Mazza. Sono arrabbiati. Arrabbiati puttanda, ragazzi. Mica, questo è tosto. Questo è tosto. Vai. Ma noi siamo più tosti di lui e non gli lasciamo tregua assolutamente. Minchia, l'ha tranciato a metà, ragazzi. Chi ci aspetta? Non salve. Minchia, risperisce dritta al mittente. Ecco qua. Cavolo. Ammazza, minchia, com'è volata, ragazzi. Chi manca? Oh, arrivo. Per la miseriaccia. Sono tanti e sono anche arrabbiati. Oddio, questo è ancora più arrabbiato. E lo vedo parecchio corazzato, ragazzi. Un bel dito nel sedere. Ecco qua. Aia, sorella. Aia. Niente, questo è tosto. Ma lo buttiamo giù, ecco qua. Bruto Einarkak, quello che è. Chi manca? Ti vedo. Ecco qua.
La morte arriva dall'alto a volte. Via! Ok. Ciò che mi ha fatto Dino non era sufficiente. Ha profanato ogni mio ricordo di te. Almeno tu hai una casa da ricordare con affetto. La Sparta. Ci prelevavano da piccoli dalle nostre case per crescerci nelle agoghe. Marciavamo o annegavamo. Lottavamo per le briciole o morivamo di fame. I savi ci picchiavano a sangue. La notte tornavamo a casa soli o finivamo preda dei lupi. Gli spartani sono fatti così. Eh sì, ragazzi. Quello di Sparta era veramente un popolo molto duro con i propri figli, perché appunto, come dice lui, per renderli forti e guerrieri e temibili e inarrestabili, li crescevano in queste condizioni appunto fin da quando erano estremamente piccoli. Chi non sopravviveva semplicemente non era degno del popolo di Sparta, ragazzi. Quindi cioè, una cosa parecchio violenta, cruda, però erano così. Loro erano così. Apriamo questo cancello. Mazza! Tutto pesa sta affare. Ci siamo? Ok. Perfetto. Qua si procede. Allora, ragazzi, io direi che per oggi ovviamente possiamo fermarci qui. È bello poter ritornare su questo gioco e poterlo continuare e poter quindi così, ragazzi, scoprire quello che ci attende, perché la curiosità ovviamente è tanta e adesso voglio vedere cosa succederà a Freya una volta che spezzerà questa maledizione, sempre se riuscirà a spezzarla, e poi cosa succederà anche fra Atreus e Kratos e tutto il resto. Ragazzi, niente, non ci resta che scoprirlo la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, io vi lascio a tutti, ragazzi, la giocherina, ciao.